Buongiorno a tutti, eccoci qua su un altro video relativo al calcio come sapete mi piace molto il calcio e lo sport in generale e mi è stato richiesto di fare qualche video in particolare sul calcio e ne ho fatti già due o tre oggi Voglio parlare, vi voglio parlare della nazionale, della mitica nazionale di calcio italiana, viene chiamata nazionale A, no, deriva appunto dalla serie A e eh, la nazionale di calcio italiana ha una lunga storia, una lunga storia. Come vedete qui c'è l'emblema, eh, il, il, il simbolo, il logo è Italia su questo sfondo azzurro appunto eh, vengono chiamati gli azzurri i calciatori i calciatori che indossano eh, la maglia della nazionale poi c'è scritto FIGC federazione italiana gioco calcio anzi direi Giuoco è così ma certo oggi è una parola un po' desueta no? antica però è rimasta questa parola federazione italiana giuoco calcio. Oggi si dice gioco, giocare, gioco. Poi c'è il tricolore, il verde, il bianco e il rosso con questo scudetto con quattro stelle. Ecco cosa rappresentano queste quattro stelle? Rappresentano quante volte l'Italia è stata campione del mondo. È stata campione nel eh, 1934, la prima volta in Italia. Poi in Francia nel 1938, poi c'è un lungo salto temporale perché la terza volta è Spagna 1982, e poi la quarta è in Germania nel 2006. Quindi vengono conteggiate le stelle su ogni nazionale, non solo quella italiana, vengono, uh, se le, vengono poste le Stelle per ogni campionato del mondo vinto. Ehm, ci sono inoltre due campionati europei. Italia nel 1968 e Europa. Eh, campionato campionato sì, è europeo che è stato giocato in tutta Europa. In tutta Europa. Ehm, perché viene detta Europa? Perché è stata giocata una partita in Italia, varie, cioè, no, alcune partite in Italia, alcune partite in Inghilterra, alcune partite in Francia. C si sono, diciamo, uh, giocate in tutta Europa ed è stata la prima volta che è successo qualcosa del genere. Eh? Ecco, i colori, colori sono il famoso azzurro che è diverso da quello della Francia perché la Francia ha un blu più scuro. Eh, invece per noi italiani il colore è l'azzurro, un azzurro chiaro che adesso andremo a vedere anche a capire il motivo di questa scelta. Eh, andiamo avanti, andiamo avanti. Uh, L'allenatore attuale è Roberto Mancini che è stato anche un grandissimo giocatore della Sampdoria, della Lazio come abbiamo visto nei, nelle mie puntate sul calcio precedenti e oggi, e oggi è allenatore anche della nazionale e ha appena, appena vinto il campionato, il campionato europeo di calcio con grandissima gioia di tutti noi. Uh, e chi è che ha più presenze in nazionale? Gianluigi Buffon, il portiere, portiere prima del Parma e poi per moltissimi anni è stato portiere della Juventus. Ehm, e quello è il giocatore che ha più presenze in nazionale: 176 e sono veramente tante. Poi andremo a vedere l'elenco. Capocannoniere assoluto: Gigi Riva, di cui vi abbiamo già parlato. Uh, nella, nella, nella puntata, quando abbiamo parlato delle squadre di club, Gigi Riva, soprannominato Rombo di Tuono per la sua forza fisica e potenza, ha giocato nel Cagliari. Cu con cui ha vinto l'unico scudetto del Cagliari, impresa, impresa veramente particolare. Perché è facile vincere con la Juventus, è facile vincere col Milan, è facile vincere con l'Inter, ma, ma vincere col Cagliari è qualcosa è un'impresa, un'impresa speciale. Uh, andiamo avanti. Esordio internazionale. La prima partita è stata il 15 maggio del 1910 a Milano. Vedete che c'è ancora il logo della bandiera uh, italiana diverso perché c'è il verde, il bianco e il rosso, ma al centro c'è lo stemma. Uh, Sabaudo. Uh, Italia batte la Francia 6 a 2, questa è la prima partita. La miglior vittoria è stata Italia batte Stati Uniti 9 a 0, è stata giocata nel Regno Unito, in Inghilterra, uh, a Brentford il 2 agosto 1948. La peggior sconfitta, ecco attenzione, questa è brutta, l'Ungheria batte l'Italia 7 a 1 nel 1924 a Budapest. Eh... Qui abbiamo i vari campionati. Abbiamo già detto quattro volte campioni del mondo: Italia nel 1934, nel campionato francese in Francia nel 1938, campionato in Spagna nel 1982 e campionato in uh, Germania. Come vedete, l'Italia ha sempre vinto in Europa. Ecco, questa è una regola non scritta che si verifica molto spesso. Che le squadre europee vincono il campionato del mondo quando giocano in, in Europa e le squadre sudamericane, perché abbiamo il Brasile, e l'Argentina che sono le altre più forti al di fuori dell'Europa, vincono quando giocano in Sud America o in, quantomeno quando non si gioca in Europa. Infatti, l'Italia ha vinto in Italia, ha vinto in Francia, ha vinto in Spagna, ha vinto in Germania. Credo che l'unica nazione che sia riuscita ad andare fuori questa regola sia stato il Brasile. Andiamo avanti, campionati d'Europa de, eh, l'abbiamo detto nel 1968 e, e 2020. Il 2020, il campionato europeo del 2020, ehm, e, poi, e poi niente, ci sono altre coppe insomma, ma... Sono di minor, uh, di min, cioè, di minor uh, valore perché il valore principale per le nazionali sono i campionati del mondo e i campionati europei o il campionato sudamericano per le sudamericane. E andiamo avanti. Vi volevo dare qualche ecco come potete vedere qui dal video su um, dal video la prima maglia della nazionale italiana è stata nel 1910 e la è era la maglia bianca era la maglia bianca eh, ad un certo momento ed esattamente andiamo a parlare della partita qui lo, lo diceva l'avevo visto in precedenza in una particolare partita Uh, venne eh, poi cambiata la maglia bianca e venne messa eccola qui la, eccola qui la tenuta bianca è stata sostituita da quella azzurra il 6 gennaio 1911 quando all'arena civica di Milano fu disputato un incontro calcistico tra la nazionale italiana e quella ungherese vinto poi 1-0 da quest'ultima quindi la prima partita in maglia azzurra l'abbiamo persa 1-0 contro gli ungheresi. Eh? La maglia bianca non venne accantonata completamente, ma, rim ma rimase come seconda divisa. Eccola qua, ve la faccio vedere. Eh, non l'ho trovata, ve la faccio vedere dopo. Eh, comunque, ecco diviene la prima divisa la, la divisa in maglia azzurra la seconda rimane quella in maglia bianca e la terza ultimamente diciamo è uscita questa novità della maglia verde che poi vedremo non è, non è una novità assoluta eccola qua molto molto bella veramente molto bella comunque non è una novità assoluta Um, andiamo avanti con la storia della maglia. Ecco, vedete, sulla scelta del colore azzurro sono state fatte varie ipotesi. La prima che fosse ripreso dai colori della nazionale francese, ma in realtà non è così perché la, la nazionale francese indossa il blu e non l'azzurro. La seconda perché potesse venire forse questo colore azzurro dai mari, dal cielo italiani. E la terza che fosse casualmente scelto da un colore alternativo al bianco. Questa è una ipotesi un pochino più, um, un pochino più difficile, diciamo. Eh? Ma in realtà, eccolo qui, forse la, la, la valida motivazione: in realtà le fonti storiche. Spiegano come l'azzurro sia stato scelto in onore di Casa Savoia, era la, la dinastia regnante all'epoca in Italia, infatti abbiamo visto che c'era proprio il logo Savoia, proprio sulla bandiera italiana al centro sul bianco, in quanto rappresentava il colore del loro casato fin dal 1360, da moltissimi anni. Il blu Savoia, un azzurro molto intenso. Questo, il Blu Savoia, a sua volta era stato desunto, era stato preso dalla tinta del manto di Maria Vergine, quindi ha un'origine religiosa. Il, il manto, il vestito de, eh, della Maria, no? Eh, Santa Maria, la madre di, di Gesù. Quindi vedete che ha un'origine eh, religiosa. Tradizionalmente di colore azzurro a cui la casata dei Savoia era devota a riprova delle loro origini monarchiche sul lato sinistro delle neonate maglie azzurre venne cucita la croce sabauda l'abbiamo vista croce bianca in campo rosso quindi questa è l'origine storica vi metto poi come, come sempre tutti i link in descrizione andiamo a vedere le classifiche a livello mondiale l'Uruguay ha vinto due titoli di campione del mondo nel 1930 eh, proprio in Uruguay che fu il primo campionato del mondo a, ad essere disputato e nel 1950 nella mitica finale contro il Brasile proprio in Brasile vinse l'Uruguay 1-2 Pensate che ci furono anche molti suicidi fra i tifosi brasiliani. Pensate un po', signori, a che cosa, a che terribile livello eh, possa essere arrivato il tifo eh, sul calcio. Eh. Eh, eh, il, primo, il primo a vincere più di tutti è il Brasile, grandissima squadra da sempre. E grandissimi talenti e proprio e anche molto molto spettacolari eh? nel 58 nel 62 campioni del mondo nel 70 eh, dove arrivò in finale l'italia ma perse eh, 4 a 1 a parte che eh, insomma i brasiliani sicuramente erano più forti ma l'italia non è che voglio cercare una scusa ma eh, vi arrivò alla finale, con un giorno in meno di riposo, e addirittura anche dopo aver disputato i tempi supplementari, nella mitica partita Italia-Germania 4-3, che è entrata proprio nella storia del calcio. La trovate su YouTube, è veramente una partita che ancora molti italiani ricordano. Quindi abbiamo detto Brasile 1958 campione del mondo, nel 62 campione del mondo, nel 70, nel 94 e nel 2002. L'Argentina due volte campione del mondo, nel 78 in Argentina, dove appunto eh, parleremo anche dei collegamenti con la politica, perché nel 78 c'era la dittatura in Argentina, il mondiale fu giocato in Argentina e vinse l'Argentina. E poi nell'86 con la mitica vittoria con Diego Armando Maradona in Messico, veramente uno dei più bei mondiali che io abbia mai visto, anche se non ha vinto l'Italia, ma a livello di spettacolarità e di ciò che ha dimostrato Maradona, questo è un anno veramente incredibile per chi ama il calcio. Uh, la, Germania, la Germania che è campione esattamente quattro volte come l'Italia nel 54, nel 74, nel 90 e nel 2014. I tedeschi sono veramente forti. In Italia infatti si dice: guardate, male che vada, i tedeschi arrivano sempre in semifinale. <ride> Questo è quello che noi diciamo. Perché i tedeschi hanno una bella squadra, hanno una brutta squadra, ma hanno una costanza incredibile a Livello proprio mentale, eh, infatti, da noi in Italia si dice i tedeschi arrivano minimo in semifinale. <ride> e questo è un modo di dire fra gli sportivi italiani. Eh? L'Italia, come abbiamo già detto, quattro volte campione del mondo, la Francia, due volte. Nel 98 e nel 2018, poi abbiamo la Spagna una volta nel 2010. E poi l'Inghilterra, ad esempio, non ha mai vinto nulla, tanto acclamata Premier League, la tanto amata e considerata ai massimi livelli del calcio mondiale, quando poi, come si dice, stringi, stringi, non hanno vinto niente. C'è una casella vuota. E poi. Ah, no, qui c'è, no, scusate, mi devo ricredere perché qui parlavamo del Regno Unito. Ma l'Inghilterra, chiedo scusa, ha vinto nel 1966. È vero, è vero, chiedo scusa. E, quindi, ricapitolando, nella classifica delle squadre più vincenti, il primo è il Brasile con 5 titoli mondiali, eccolo qua, e poi abbiamo. La Germania e l'Italia con quattro titoli. Dopodiché abbiamo con due titoli Uruguay, Argentina e Francia. Per il resto poi abbiamo la Spagna una volta, l'Inghilterra una volta. Vi lascio tutti i link. parliamo adesso uh, parliamo adesso dei più forti dei giocatori più forti dei calciatori che hanno rappresentato il meglio del meglio per quanto riguarda uh, la nazionale e questo questo sito mi sembra veramente ben fatto parliamo dai, partiamo dai portieri sicuramente Gianluigi Buffon è stato probabilmente il portiere più forte di tutti i tempi e nel 2006 è stato decisivo sicuramente eppure come dico sempre anche io eh, non possiamo dimenticare che un altro illustre juventino seppure io tifoso interista ma davanti a Dino Zoff eh, non c'è storia amici Dino Zoff ha vinto da protagonista, da protagonista un mondiale nel 1982 e un campionato europeo. Entrambe queste leggende, ci mettiamo anche Buffon sicuramente, grande leggenda, ehm, sono state istituzioni delle, della nazionale, ma la scelta ricade sul portiere friulano essenzialmente per le due competizioni vinte. Scelta opinabile, qualcuno ci definirà nostalgici, ma il criterio è stato ben delineato. Ecco, secondo questo sito, eh, da, eh, tra Buffon e Zoff scelgono Zoff, loro dicono per motivi statistici, per motivi di difficoltà, eccetera, eccetera. Io sinceramente li metterei alla pari, li metterei alla pari, veramente due grandissimi, due grandissimi. Terzino destro, <coughs> parliamo di Gianluca Zambrotta. Ehm, non perché sia stato tra i primi due terzini italiani più forti di sempre, ma perché i fenomeni stavano a sinistra. Facchetti e Cabrini giocavano sulla fascia apposta. Francesco Rocca, altri storici giocatori della nazionale, sarebbe una degnissima alternativa. Ma Zambrotta ha vinto un mondiale da protagonista nel 2006, giocando veramente molto, molto bene. Tarciso Burnic è un terzino dif difensivo, grande protagonista mondiale del 70 e agli europei del 68, abbiamo preferito puntare su un terzino meno bloccato a destra. Che vuol dire meno bloccato? Eh, vuol dire che Zambrotta saliva, saliva fino a diventare quasi un'ala, quasi un attaccante aggiunto, cioè eh, faceva avanti e indietro. Grandissimi polmoni, grandissima tecnica e. Sono i terzini moderni che non rimangono fermi, bloccati in difesa, ma anzi salgono sullo stile dei, dei grandi brasiliani che hanno se, da sempre giocato in questa maniera. Difensore centrale. La nazionale ha avuto 4-5 difensori centrali leggendari che potrebbero formare una coppia di una top 11 di tutti i tempi, in assoluto. Avremmo potuto scegliere un centrale alto per tenere fede agli equilibri. Alessandro Nesta sarebbe la base in una top 11, trattandosi di un centrale che sfiora il metro e 90. Al mondiale 2006, però, si è infortunato troppo presto. Purtroppo Nesta, sì, è vero, uscì presto da questa competizione e venne sostituito da Marco Materazzi. Si è infortunato troppo presto anche se, se ha contribuito alla vittoria nelle partite in cui ha giocato. Abbiamo scelto Fabio Cannavaro, pallone d'oro nel 2006 e grandissimo protagonista della nazionale italiana. Quel, mon eh, quel mondiale 2006 è stato leggendario. Cannavaro è vero, Cannavaro. Nel 2006 è stato veramente... Uh, il capitano di quella nazionale ha alzato la coppa alzato la coppa al cielo uh, in Germania nel 2006 in finale proprio contro la Francia i nostri grandissimi uh, grandissimi uh, come dire nemici sportivi eh? i nostri grandissimi avversari avversari Grandissima C'è una grandissima storia di sfide Italia-Francia, Italia-Germania, sono le, le sfide sempre quelle più belle, quelle più avvincenti e quelle più emozionanti. Con la Spagna, già Italia-Spagna, già c'è anche molta, molta competizione, ma la vedo un pochino più tranquilla a livello emotivo, ma con la Francia e la Germania c'è qualcosa di, di speciale per noi italiani, eh? E credo anche per loro, <ride> credo anche per loro. <ride> Parliamo del libero, il difensore in posizione di difensore libero, battitore libero, eh, difensore cent centrale, no? La nostra è una scelta salomonica, a costi, a costi essere a Costo ma qui ci sono molti errori, ma comunque a costo di essere definiti cerchio bottisti. Ecco, che vuol dire cerchio bottisti? È un modo di dire dai un colpo al cerchio e uno alla botte, diciamo di, vuol dire di non sbilanciarsi troppo. Abbiamo scelto il libero che ha vinto il mondiale, mentre quello reputato più forte in assoluto di tutti i tempi, invece l'abbiamo inserito nella top 11 Franco Baresi, sicuramente uno fra i più grandi. Milanisti e della nazionale, difensore libero, che ha dato tutto per la maglia della nazionale, come nel 94, è una leggenda del calcio mondiale. La scelta, però, è ricaduta sul compianto Gaetano Scirea, che purtroppo è morto in un incidente stra stradale proprio mentre andava a visionare delle squadre per la Juventus. Ha avuto, uh, ha avuto questo. Questo incidente eh, purtroppo sì. Autore di un mondiale leggendario nel 1982, quello vinto dalla nostra nazionale, per intenderci, l'abbiamo già detto. Andiamo al terzino sinistro. Per rendere l'idea della storia leggendaria della nazionale italiana, anche in questo ruolo ci siamo ritrovati con un dilemma enorme. Giacinto Facchetti protagonista da capitano della vittoria degli europei nel 68 è nella top 3 dei terzini più forti di sempre eppure c'è un italiano che lo supera pur non avendo vinto un mondiale abbiamo inserito Paolo Maldini il quale ha sfiorato la vittoria iridata nel 94 e sfiorata anche la vittoria nell'europeo nel 2000 padrone della fascia sinistra è stato un terzino sinistro totale praticamente perfetto e senza punti deboli io da interista sono... Sono d'accordissimo. Paolo Maldini, capitano del Milan, rappresentante dei colori così negativi a me, perché da interista, il Milan è, è la squadra più uh, gli, gli avversari più temibili. Eh, però, Paolo Maldini, Paolo Maldini è veramente il top del top, non, non si discute. Sono quei giocatori che vanno oltre qualsiasi tipo di, qualsiasi tipo di campanilismo, l'Inter, la Juve, il Milan, quando vedi Zoff, quando vedi Maldini, quando vedi uh, non so, Del Piero, Baggio, lì, lì non c'è storia, storia, rappresentano l'Italia e sono veramente dei campioni incredibili. Maldini un fisico avrebbe potuto fare qualsiasi sport, sicuramente, perché ha un fisico incredibile, un'intelligenza incredibile, veramente spettacolare, bello, bello da vedere, da vederlo giocare, non solo per le donne, perché era anche, è anche un bell'uomo, è molto apprezzato dalle donne, ma io intendevo dire, be era bello proprio vederlo giocare tatticamente come, come, come atleta, ecco, in questo senso. Centrocampista centrale antesignano del calciatore totale Valentino Mazzola ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo e dell'attacco. Una volta è andato anche in porta, eh, senza che il suo rendimento ne risentisse. Forte in fase difensiva, veloce e tecnico, dotato di grande visione di gioco e tiro, veniva avvicinato a Cruyff e Di Stefano, i grandissimi campioni Cruyff olandese. E Di Stefano spagnolo, da molti, è considerato il miglior calciatore italiano di sempre. <coughs> Gian Piero Boniperti ne tesse le lodi, ne parla benissimo. E dice, parla Boniperti qui, eh, ancora adesso. Se devo pensare al calciatore più utile ad una squadra, a quello da ingaggiare, assolutamente non penso a Pelé, non penso a Di Stefano. O a Cruy, Fa' Platini o a Maradona, o meglio penso anche a loro. Ma dopo aver pensato a Mazzola, Valentino Mazzola, il papà, il papà di Sandro. Valentino Mazzola è il calciatore che purtroppo, come ho detto nella raccontata nella precedente puntata, purtroppo ha perso la vita nell'incidente di Superga del grande Torino. Gli invincibili, gli invincibili. Centrocampista centrale Marco Tardelli. È passata la storia per l'Urlo dopo la rete nella finale ai mondiali dell'82 contro la Germania. Parla parliamo di uno dei centrocampisti più completi di sempre, inserito nei primi 40 nel, 1000, eh, nel 2004, eh, di un sondaggio in cui venivano eletti i calciatori più forti nei 50 anni precedenti. Ambitestro. Cosa vuol dire ambidestro? Che poteva giocare tranquillamente col, col piede destro e col sinistro, non c'era differenza. Intelligente tatticamente, dotato di grinta, ottima tecnica e prolificità in zona gol. Faceva anche gol. Tardelli è stato un centrocampista completissimo, anche qui Tardelli, super juventino. Ma è stato uno dei miei idoli quando ero ragazzino, lo devo ammettere. Marco mi chiamo, mi chiamo come lui e Marco Tardelli insomma è stato veramente un mito lo vediamo ancora oggi su Rai, sulla Rai quando c'è la domenica sportiva se siete interessati lo potete vedere nella trasmissione che c'è eh, ogni domenica sera eh, sulla Rai la, si chiama la domenica sportiva c'è Marco Tardelli come commentatore Trequartista. trequartista, e qui ne abbiamo veramente grande, grande scelta. Nonostante il proliferare di centrocampisti offensivi di classe mondiale che negli anni hanno indossato la maglia della nazionale, questa posizione è relativamente, relativamente facile da decidere. Gianni Rivera è il trequarti trequartista per eccellenza. Quindi, questa, questo sito elegge. Gianni Rivera a miglior trequartista. Rifinitore provetto, eh, un certo Platini definì Rivera uno dei più grandi assist man della storia, aggiungendo che la sua abilità nel dribbling e nella distribuzione del gioco ha avuto pochi eguali. Alla, alla domanda sui quattro eh, calciatori italiani più forti. Sir Alf Ramsey rispose Rivera, Rivera, Rivera Rivera. Beh, qui... Vabbè, eh, sì, sì, sicuramente, però ce ne sono anche altri, quantomeno da nominarli, ecco, quantomeno da... Ah, forse ne parla, ne parla qui. Fantasista. Ah, da trequartista passiamo al fantasista, quasi più o meno degli stessi ruoli, ma secondo questa questo sito web eh, c'è una leggera differenza andiamo a seguire a leggere Roberto Baggio è probabilmente il calciatore della storia del calcio italiano più popolare al mondo questo è vero il suo rapporto con la nazionale italiana è legato indissolubilmente al mondiale di America 94 dove l'Italia arrivò a un passo della vittoria il rigore è sbagliato non è che una piccola goccia in mezzo a un oceano. Qui c'è un errore. Un oceano non ci vuole l'apostrofo, visto che siamo sempre in ambito di scuola d'italiano, <ride> qui c'è un brutto errore. Eh? Un oceano non vuole l'apostrofo perché non è caduto nulla. Un oceano maschile di prestazioni mirabolanti eccezionale eh, trascinatore già Italia 90 Baggio è arrivato a pochi centimetri dal mandare l'Italia in semifinale a Francia 98 avrebbe strameritato di vincere almeno un mondiale considerato l'impatto nella massima rassegna irritata il mondiale dell'America 94 verrà ricordato per, per le prestazioni di Baggio più che la per la vittoria del Brasile la miopia dei commissari tecnici, cioè degli allenatori della nazionale, gli ha impedito di avere un impatto ancora maggiore. Baggio per 30, 45, 90 minuti, tutti in coro rispondevano, gli italiani volevano sempre baggio in campo, no? Ma i commissari tecnici ogni tanto, eh, soprattutto nel finale della carriera, non lo facevano giocare la, le partite completamente, ma solamente in parte. Vista la mediaticità di Roberto Baggio nel sollevante, no? in Giappone e nel, nell'Asia, proprio perché Baggio aveva dichiarato di essere buddista, se Trapattoni non avesse scelto follemente di escluderlo, probabilmente in Giappone e Corea l'arbitraggio di Moreno sarebbe stato diverso. Qui apro se volete, io non ho voglia di parlare. Di quest'arbitro, non, non ne ho voglia Se volete, andatevelo a cercare Questo um, si può definire farabutto. <ride> ecco, perché poi è stato scoperto Che aveva veramente dei grossi impicci E faceva degli imbrogli Arbitro Moreno Se volete andatevelo a vedere voi Io non ne ho proprio voglia Gli attaccanti Grandi giocatori che esistevano già al mondo, magari più tosti e continui di lui, però non pareva a noi che si potesse andare oltre le sue invenzioni improvvise, gli scatti geniali, dribbling perentori e tuttavia mai irridenti, le fughe solitarie verso la sua smarita vittima di sempre, il portiere avversario. Queste parole di Gianni Brera, storico giornalista del calcio italiano. Dicono tutto su chi era Giuseppe Meazza, famoso per il gol a invito, ma che era un attaccante completo e che si faceva valere nei contrasti nonostante l'altezza non elevata. Parliamo di un calciatore che ha messo in sigillo, che ha messo il sigillo, qui abbiamo un altro errore, che ha messo il sigillo su due mondiali e non può essere escluso. Meazza, sì, sicuramente Meazza. Centravanti, Gigi Riva, Rombo di tuono, grandissimo. Abbiamo già visto nella puntata sul Cagliari. Ha messo il sigillo della vittoria agli europei nel 68, segnando anche mondiali del 70. Tra cui in Italia-Germania, quella che vi dicevo, la mitica partita. Credo che sia disponibile su YouTube, completa. Vi metto in link le più belle partite che troverò su YouTube. Eh? Italia-Germania 4-3. La sua media gol in nazionale impressionante, così pure la sua incidenza nei trofei. Attaccante centrale, dotato di un mancino fulmineo e devastante, è stato un calciatore molto veloce, tecnico, dotato di senso del gol e forte nelle acrobazie. Gigi Riva, rombo di tuono. Calciatori degni di menzione, beh, in porta non possiamo dimenticare i portieri come Toldo. Zenga, Peruzzi, Combi o Albertosi. Eh, andiamo anche oltre a quelli menzionati, in difesa va ricordato Virginio Rosetta, campione, eh, campione con l'Italia di Pozzo, qui parliamo del 34-1938, e non possono essere dimenticati Gentile, Nesta, Bergomi, Rosato o Cesare Maldini, il papà, il papà del Maldini di cui parlavamo prima. A centrocampo abbiamo optato per uno schieramento con due centrocampisti totali. Ma se avessimo scelto il regista, non avremmo potuto non inserire Andrea Pirlo, altro grandissimo. Andrea Pirlo, intelligentissimo giocatore. Con Pirlo avremmo inserito il suo luogotenente, Gattuso. Vabbè, Gattuso veramente anche grandissimo. Entrambi campioni del mondo. Gattuso era più un, un guerriero con, con dei piedi normalissimi, eh? non certo un, uh, un, 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 grandissimo, uh, un grandissimo giocatore tecnico, ma era veramente un grandissimo guerriero e servono e servono in squadra. Sandro Mazzola, il figlio di Valentino, può essere l'alternativa a Gianni Rivera. Infatti, c'era la famosa staffetta. Facevano giocare un tempo a Mazzola, un tempo a Rivera. Anche Giancarlo Antonioni è stato un campione nella Fiorentina e in nazionale. Se avessimo scelto uno schieramento con gli esterni, i primi nomi sarebbero stati Donadoni, veramente grandissimo giocatore del Milan e della nazionale. E Bruno Conti, è qui signori, giocatore della Roma. Eh, veramente fu soprannominato il brasiliano dell'Italia nel 1982. Veramente fece il bello e cattivo tempo sul, sul suo lato del campo. Eh? Eh, non inserendo Mazzola e Rivera insieme, avremmo potuto prendere in considerazione calciatori come Totti o Del Piero, sicuramente fortissimi. In una top degli anni 60 Bobo Vieri, da non dimenticare, attaccante potentissimo, grosso, fisico e potente, è stato un centravanti devastante. Ma, secondo questo sito, non ha avuto l'incidenza di Gigi Riva e concordo. Ecco qua, qui c'è la formazione, secondo Sports Studio, che mette Zoff in porta, in difesa Maldini. Paolo Maldini, Cannavaro, Scirea e Zambrotta. Al centrocampo abbiamo Rivera, Valentino Mazzola e Marco Tardelli. Poi abbiamo Roberto Baggio, Meazza e come punta Riva. Beh, direi veramente fantastica formazione. Sì, sì, concordo, concordo sicuramente con questa bella formazione la ripetiamo, Zoff in porta, Maldini a sinistra, difensori centrali Cannavaro e Scirea, a destra abbiamo Zambrotta, centrocampo, uh, centrocampo con un centrocampo a tre direi, Valentino Mazzola, Rivera, Rivera e Marco Tardelli e in attacco abbiamo Roberto Baggio, Meazza e Gigi Riva, fantastica, benissimo, Veramente molto bello questo articolo. Qui ci sono anche su Wikipedia ehm, i nomi di altri. Al, a, non dimentichiamo Alessandro Altobelli. Eh, vediamo se c'è qualche altro nome di cui non hanno parlato. Mm. Allora abbiamo Altobelli. Sicuramente. Giuse Altafini, brasiliano, che però venne poi naturalizzato e giocò sei partite nella nazionale. Uh, poi abbiamo Carlo Ancelotti, di cui non abbiamo parlato, fortissimo. Vedete, eh, ha giocato sia nella Roma che nel Milan, adesso è allenatore riconosciuto e famoso in tutto il mondo. Poi abbiamo Antonioni, nella Fiorentina. Vediamo poi se c'è qualche altro nome: Valerio ba Bacigalupo, eh, Dino Baggio. Dino Baggio, anche grande centrocampista. Non è Roberto, questo è Roberto, con 56 presenze. E Dino Baggio, con 60 presenze in nazionale. Uh, Salvatore Bagni, un giocatore sullo stile di Gattuso randellatore, come si dice, un picchiatore uno che non ti faceva passare uh, Balotelli Balotelli che sta ritornando di moda in questo ultimo periodo Barella, Barella è dell'attuale nazionale, Nicolò Barella eh, centrocampista dell'Inter nato nel Cagliari nella squadra Bastoni, Bastoni grande difensore del, dell'Inter Uh, Andrea Belotti, che purtroppo non ha reso quanto avrebbe potuto, molto simile nelle movenze a, e nella potenza a Gigi Riva. Ma in fase di conclusione non è certo paragonabile a Gigi Riva. Uh, poi abbiamo uh, Roberto Bettega. Roberto Bettega. Anche questo è uno dei miei miti da ragazzino, anche vedete della Juventus, però eh, anche se io sono dell'Inter, Bettega è veramente, veramente forte. Poi che altro abbiamo? Vediamo, Boniperti, Boninsegna, Boninsegna attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, Giampiero Boniperti della Juventus. Leonardo Bonucci, 114 presenze con la nazionale, difensore, difensore, poi abbiamo uh, Buffon, di cui abbiamo già parlato, uh, poi chi altro? Camoranesi, Camoranesi, Umberto Caligaris, parliamo del 1922-1934. Eh? Ma camoranesi, camoranesi da non dimenticarlo perché era di origine eh, argentina, se non sbaglio sudamericana, ma vinse il mondiale con l'Italia, molto importante la, eh, la, la sua presenza nella nazionale del 2006 con cui poi abbiamo vinto il mondiale. Eh. Uh, Fabio Cannavaro, grandissimo, eh, credo che... Qui siamo solo alla, alla lettera C, signori, cerchiamo di andare un pochettino. Chiellini, Chiellini, difensore, ancora in, in, uh, in attività. Federico Chiesa, anche molto molto forte. Collovati, Collovati. Bruno Conti, ne abbiamo parlato, campione del mondo nell'82. Uh, Mario Corso, Mario Corso dell'Inter. Eh, andiamo avanti, Daniele De Rossi. Grandissimo. Grandissimo della Roma, eh, Alessandro Del Piero. Grandissimo eh, attacca centrocampista attaccante della Juventus e della Nazionale, eh, Di Natale di Natale. 42 presenze. Ah, non credevo. Donna Rumma Portierone Portierone che purtroppo è andato al Paris Saint Germain. Io l'avrei voluto, um, l'avrei voluto in Italia, ma sapete come sono fatti i soldi. E sono tentato, diciamo che davanti a tutta quella montagna di soldi. Insomma, non era facile rifiutare, Giacinto Facchetti. Ciro Ferrara, grandissimo difensore del Napoli e della Juventus. Andiamo, sto eh, sicuramente saltando qualcuno, ma ecco, sto cercando di... Giovanni Galli, portiere, portiere importante, è stato non solo nella Fiorentina, ma eh, credo che sia stato anche portiere del Milan. Gattuso, Gennaro Gattuso. Quello di cui abbiamo parlato prima Claudio Gentile uh, Giuseppe Giannini signori, il principe, il principe del regista della, della Roma, eh? poi che abbiamo uh, Ciccio Graziani, Francesco Graziani, uh, grandissimo giocatore attaccante del Torino e della Fiorentina. Andiamo avanti con Fabio Grosso. Fabio Grosso, che ha realizzato il rigore decisivo dell'ultima coppa del mondo. Ce l'ha portata e, e, e alla firma del piede sinistro di Fabio Grosso ai, ai, ai mondiali. Eh, pochi altro abbiamo? Insigne, insigne, immobile, attualmente ancora in attività. Che eh, stanno giocando molto molto bene. Giorginio, italiano naturalizzato eh, scusate, brasiliano naturalizzato poi italiano. Eh, vediamo altri Attilio Lombardo. Che è stato nella Samp, nella Juventus, anche un giocatore degno di nota. Uh, Paolo Maldini ne abbiamo già parlato ecco il papà Cesare solo 14 presenze Paolo Maldini 126 presenze in nazionale eh. uh, Roberto Mancini 36 presenze in nazionale che è, adesso è l'allenatore l'allenatore della nazionale in questo momento poi e abbiamo um, Vediamo, vediamo, vediamo Se ce ne sono altri E poi chiudo, eh. Marco Materazzi Grandissimo difensore E altissimo difensore Anche lui segnò il gol eh, Decisivo per il pareggio eh, Nel 2006 Colpo di testa Contro la Francia Sandro Mazzola Giuseppe Meazza Abbiamo parlato i grandissimi I grandissimi e... Vediamo, vediamo, vediamo se ce ne sono altri. Alessandro Nesta, veramente grandissimo difensore della Lazio e del Milan. Alessandro Nesta, Gianluca Pagliuca, il portiere Sampdoria e Inter. E anche 39 presenze in nazionale. Cristian Panucci, Panucci ottimo difensore del Milan, del Real Madrid, dell'Inter, della Roma e 57 presenze in nazionale veramente veramente grande giocatore anche questo eh? uh, Simone Perrotta centrocampista uh, con 48 presenze in nazionale Andrea Pirlo Andrea Pirlo, top del top, 116 presenze. Ha giocato col Milan, con la Juve, anche con l'Inter, e poi ha finito la carriera in America. Vediamo se c'è altro da, da dire. Quagliarella, 28 presenze, attaccante. Ranocchia, 21 presenze. Ravanelli penna bianca, soprannominato penna bianca perché aveva i capelli bianchi fin da ragazzo, aveva sempre avuto i capelli bianchi anche a 20 anni, 11 della Juventus e poi ha giocato anche in altre squadre, 22 presenze, Gigi Riva 42 presenze, Gianni Rivera 60 presenze in nazionale, Roberto Rosato 37 presenze nella nazionale. Paolo Rossi, Paolo Rossi signori, non ne abbiamo parlato prima di Paolo Rossi, è grandissimo, grandissimo del 1982, attaccante velocissimo, intelligentissimo, furbissimo che ci ha portato con non so quanti gol, 12 gol, la Coppa del Mondo dell'82. Uh... E credo che, che ci siamo. Li abbiamo detti i più importanti: Gaetano Scirea, già nominato, 78 presenze. Poi abbiamo Aldo Serena, 23 presenze, attaccante. Ha giocato nell'Inter, nel Torino, nella Juve. Che se non sbaglio anche nel Milan, credo. Giuseppe Signori, attaccante, 28 presenze, attaccante del Foggia e della Lazio. Marco Dardelli 81 presenze soprattutto giocatore della, della Juve qualche, forse pochi, poche presenze anche con l'Inter ma 81 con la nazionale Luca Toni, Luca Toni 47 presenze in nazionale ci ha portato anche la coppa nel 2006 attaccante del Palermo, della Fiorentina e poi del Bayern Monaco, Francesco Totti, il re di Roma, ottavo re di Roma, così nominato, 58 presenze, centrocampista, centrocampista eh, offensivo della Roma, Trapattoni. pattoni, eh, Marco Verratti, centrocampista, attualmente gioca nel Paris Saint Germain, Gianluca Vialli Gianluca Vialli 59 presenze attaccante della Sampa e della Juventus. Pietro Vercovod fortissimo difensore. Uh, nel Como ha giocato nel Como e nella Sampdoria. Cristian Vieri 49 presenze. Giocatore attaccante mh, di peso di grande fisico. Eh, giocato con la Juventus, con l'Atletico Madrid, con la Lazio con l'Inter e con il Milan. Eh, e credo che Zambrotta 98 presenze. Ne abbiamo già parlato. Ha giocato con la Juventus, col Barcellona e col Milan. E poi, e poi... Walter Zenga, 58 presenze. Dino Zoff 112 presenze. Portiere del Napoli e della Juventus. Gianfranco Zola. Gianfranco Zola anche grandissimo, 35 presenze in nazionale, ha giocato nel Napoli, nel Parma e nel Chelsea. Benissimo, ora eh, vi metto tutti i link e vi faccio vedere le maglie qui sul sul video. Questa è la maglia verde che eh, veniva è stata ritirata fuori ultimamente, credo soprattutto per motivi commerciali di marketing, una maglia molto molto bella, ma la maglia azzurra, eccola qui, campioni d'Europa nel 2020 dei campionati europei, poi abbiamo questa mitica maglia azzurra, guardate quanto è bella e poi abbiamo la maglia bianca dell'Italia che come dicevamo è rimasta come seconda maglia, ma l'Italia aveva iniziato con la maglia bianca, come abbiamo detto prima. Benissimo, un caro saluto, un abbraccio, forza azzurri e speriamo di qualificarci adesso per i mondiali, per i mondiali del 2022. Speriamo bene, speriamo bene. Ciao a tutti, e viva lo sport, viva il calcio e viva gli azzurri.